Sono un tecnico teatrale, ecco, io sono questo. Luca Giovagnoli, tecnico teatrale. E uno dei tre musicisti di Voldo, a parte quella di essere sono un chitarrista e curo tutta la parte delle elettroniche. Anche perché il gruppo poi è un progetto proprio strano, un po' a sé stante, non ha un genere ben definito, non è stato ancora ben chiarito nemmeno tra di noi esattamente quello che si fa. Musicista per divertimento, ecco, per hobby, non certo per lavoro, che non è questo il mio lavoro e sinceramente nemmeno la mia ambizione. Ecco, sono innamorato del mio lavoro e quindi non credo proprio che lo cambierò per ammattire dietro la produzione musicale italiana con tutto quello che ne consegue, quindi preferisco vivere nella povertà del teatro che nella povertà della musica italiana. Basta. Il gruppo De Voldo è un gruppo che è nato nel 2010, è sempre stato un power trio, dove i due membri che sono sempre rimasti sia dall'inizio fino a tuttora siamo io e Matteo. Il genere musicale ha avuto un attimo un cambio negli anni, perché partendo prima da quelle che erano le sonorità abbastanza pesanti, quindi quelle dello stoner, dell'industrial, ora soprattutto con l'arrivo del nuovissimo batterista ci siamo spostati più su una roba che ha a che fare molto con l'elettronica, perché è presente in maniera massiccia nel progetto, ma poi anche proprio l'approccio, il metodo di composizione ridà un po' quella che era quella dark wave che tanto ci piace. Ma Voldo perché era un personaggio di un videogioco, e non che fossimo particolarmente innamorati di questo personaggio, perché poi alla fine era proprio uno sfigatello cattivo come la morte, però un po' sfigatello, quindi non è, era proprio il nome che ci suonava bene, non c'è nessun aggancio al discorso del gioco, al discorso della multimedialità o quant'altro. Era proprio come suonava questo nome, Voldo, che è tondo, proprio tondo, grasso, è massiccio, un po' rappresentava l'idea che avevamo in testa, soprattutto io e Matteo, del genere musicale da andare a affrontare. Ora stiamo andando nella nostra sala prove, la nostra personale sala prove che abbiamo finalmente, dopo tanti anni, siamo riusciti a costruirci per i fatti nostri. Questo è proprio il nostro posto, è qui che nasce tutto quanto più o meno. La sala prove l'ho costruita su un soppalco che fa parte di un capannone del ragazzo che lavora con me. Quindi qua dentro, oltre la sala prove nostra, poi vedrete anche materiale per lavorare, quindi tutto quello che ha a che fare con il mondo dello spettacolo. Attrezzi, seghe circolari, tutto quello che ha a che fare con la costruzione del ferro, legno e qualunque cosa a noi ci piace mettere le mani. Giovagnoli chitarra elettronica, Davide Montagnoli batteria e io basso e voce. Come accennato prima, non facciamo musica di lavoro, perlomeno io e Matteo non siamo musicisti di lavoro, ecco. Davide invece sì. Provando, studiando al conservatorio percussioni classiche, nella speranza di poter vivere suonando, quindi della mia passione, però in primis è appunto una passione, un divertimento, uno stare bene in generale. I Voldo sono nati più che altro da me e Luca, 17 anni, forse anche 20 che si sono insieme. Se era iniziato, ma tipo a 18 anni, facendo cover, non mi ricordo chi, di Stone Temple Pilots, forse insomma roba grunge anni 90. Poi nel 2010, dato che io suonavo la chitarra e cantavo, si sentiva un attimino l'assenza di un basso un attimino più easy, mi sono messo al basso e col primo batterista ho iniziato il primo progetto. Le influenze sono principalmente nate dallo stoner, dal noise primi anni 90, quindi Jesus Lizard, e poi col tempo suonando, già dopo i primi anni ci è venuta voglia comunque di mettere anche incursioni elettroniche, dove Luca è particolarmente ferrato, e quindi siamo andati anche un po' sull'industrial, sempre anni 90 però, niente delle prime cose anni 80, molto ritmico quindi.
sei anni che si suona a nome di Voldo, forse si sono staccate un pochino di più le influenze stoner, siamo andati più su frangenti wave, quindi dark wave, cose del genere. Comunque l'idea di base era creare qualcosa che fosse ipnotico e una sorta di viaggio, un trip. Quindi anche i suoni, anche se sono possenti o magari forti, devono comunque avvolgere. Quella è l'idea di base del progetto. Effettivamente dimostra anche la durata dei pezzi, che non sono proprio pezzi scritti per un'idea radiofonica, nel senso i nostri pezzi in media durano dai 5 minuti, 6 minuti in avanti, proprio per agganciare al discorso che deve essere tutto un viaggio. E nel momento della composizione effettivamente c'è proprio questa sorta di legare il tutto, un modo di raccontare una storia in quel pezzo. E, dato che siamo estremamente prolissi a riguardo, per forza i pezzi durano un sacco di tempo, 7 minuti, 8 minuti, per arrivare ai 13 di Drogo, che sono proprio una cavalcata infinita di psichedelia. E... però ecco, il bello di questo progetto, per quanto io ci sia dentro da poco, è che ho il modo di confrontarmi con due che di musica me ne dicono un sacco. Giusto quando un mese fa si è registrato un EP dei 3 pezzi, e durante le registrazioni comunque, ad esempio, Davide mi ha fatto sentire 2 o 3 cose di artisti moderni, sul funk, sul soul, che non avevo mai sentito, fighissime. Quindi il discorso dell'età è relativo, può portare più esperienza nell'ascolto, perché uno ovviamente ha ascoltato più anni, ma non c'è proprio minimamente l'idea io ne so più di te, ne c'è. Visto che ho sempre ascoltato altro rispetto a quello che ascoltano loro, tipo funky per la maggiore. E poi il fatto che comunque lui viene dal funky per noi in realtà è una gran figata, perché porta groove. Sì, perché comunque la cosa che, per quanto uno possa decidere di fare un genere musicale più o meno estremo, più o meno spinto, più o meno personale, quando vai a suonare poi dal vivo, avere il pubblico che risponde davanti è sempre, penso, tutto sommato quella che dà la più soddisfazione, no? Vabbè, diciamo che ci sei completa, vabbè, il confronto che ci fa, almeno a me, insomma, mi arricchisce, mi dà modo di venire a conoscenza di cose che non conosco. Della cosa siamo tutti e tre entusiasti, sinceramente. Sì. Dal punto di vista del mercato della musica, i Voldo, in quanto Voldo, non hanno nessun tipo di contatto, perché noi non abbiamo un mercato musicale. Chiaramente non abbiamo un produttore, non abbiamo una casa discografica, noi abbiamo sempre fatto tutta autoproduzione, quindi tutto quanto è stato fatto, tirato fuori con le nostre forze. Come ha detto Matteo, un mese fa abbiamo registrato un EP, che in realtà è il secondo lavoro in studio. Il primo è stato fatto 3 anni fa, se non sbaglio. Sì. Si chiama Ella Maluca, è un disco completo, sono 8 tracce. Soprattutto nel progetto di Ella Maluca era stata data molta attenzione alla grafica, alla copertina, al packaging, e chiedendo aiuto e sfruttando tutte le capacità di persone, nostri amici, quindi tutti artisti che comunque venivano dalla Val Tiberina. E qui voglio proprio spezzare una lancia a favore della creatività in Val Tiberina, proprio per dire, perché non c'era stato bisogno di andare a cercare altrove menti o aiuti per realizzare quello che più o meno avevamo in testa. È stata data carta bianca a tutti i nostri collaboratori, dando solo delle piccole linee guida, però il risultato è stato eccellente, proprio direi, perché siamo rimasti soddisfatti veramente in tutto quanto, sia dal punto di vista musicale, quindi lavorando con i fonici a noi stretti, con cui abbiamo sempre collaborato negli anni, fino ai grafici, disegnatori, eccetera eccetera. Non ultimo quei buoni santi che ci hanno fatto il video del singolo, che poi troverete, se andate a cercare su YouTube lo trovate. Credo che per la zona Val Tiberina, la gente qui c'è, proprio parlo di zona, al di fuori di scena, perché scena comunque è un concetto che poi può essere relativo a una scena musicale o a un concetto più sociale, del tipo aggregazione davanti ai concerti. La Val Tiberina ce l'ha la gente, con controcoglioni, e che ascolta, perché comunque secondo me questa è una cosa fondamentale per essere musicista, quasi prima dell'essere musicista.
Il fatto che il clima secondo me è un po' ancora imbastardito, è un termine un po' spinto, ma lo dico, soprattutto per chi decide di fare musica propria, perché la base del discorso è all'inizio di tutto c'è sempre: perché non faccio musica mia? Oppure chi me lo fa fare? Per noi è proprio una necessità, nel senso anche perché non essendo musicisti, se iniziate facendo cover, ma comunque ci viene naturale il fatto che ascoltando vuoi comunque dire anche la tua. O trasmettere qualcosa, è un tipo di grammatica alla fine. Il fatto è che se uno però magari non ha una volontà così anche forte con se stesso per dire, non viene proprio spinto a provarci. Non sto incompando nessuno, però se ci fosse una zona, un qualcuno che aiutasse, diciamo, che desse l'input alle persone a fare più idee proprie, la cosa creerebbe un effetto domino e poi comunque la scena si creerebbe. E così dà più l'idea di persone che comunque tengono duro, lottano, vanno avanti per la loro strada, poi se ce la fanno, bene, se no comunque. Però il problema è sempre lo stesso. Un problema di riscontro, un problema di locale. Se la gente non l'abitui però a ascoltare roba nuova, non, cioè, non è colpa della gente alla fine, non do tutta la colpa alla gente che ascolta il concerto. Il problema principale, perlomeno che sento qui in Valtiberina, e per Valtiberina io intendo poi Valtiberina allargata, quindi andiamo anche sulle zone d'Arezzo, scendiamo fino a Perugia, diciamo le zone a tiro dei 100 km. Quello che manca sono i locali dove fare musica dal vivo, principalmente. O meglio, i locali esistono, però il locale tende a privilegiare quelle che sono le cover band, semplicemente perché l'ascoltatore medio è più facile per l'ascoltatore medio andare a sentire un qualcosa che già conosce che non investire un'ora e mezza, 40 minuti che siano, per andare a sentire progetti nuovi che possono essere interessanti, meno interessanti, più facili, più fruibili, più estremi. Così facendo non fai altro che incentivare quello che è il giro delle cover band che si ripropone sempre la stessa cosa, sempre la stessa solfa. E poi quei quattro poveri disgraziati che tentano di fare musica propria nel fondino, non hanno poi modo di potersi esibire, di farsi vedere, di far conoscere il proprio lavoro. Ora, non è un discorso questo assoluto, o meglio, qui abbiamo anche esempi di locali che sul discorso della musica ci stanno investendo, ci hanno investito, vedi la terrazza sul lago alla Madonnuccia, che comunque fanno una programmazione tutto rispetto, anche andando a rischiare facendo gruppi che qualche volta fanno la sala vuota, purtroppo. Ma questo per quale motivo? Perché comunque propone al pubblico un prodotto che è un'incognita, te non sai chi vai a vedere, e tante volte la gente non ha voglia di partire per andare a sentire una cosa che non conosce. È più facile ascoltare cose che conosci piuttosto che cose a te nuove. E qui un po' la colpa anche del pubblico che gli manca, però quella un briciolo di curiosità che ci vorrebbe in questi casi qui. Tutto qua. Tutto era iniziato bene ai tempi d'oro con il circolino, con il vecchio circolino meta multimedia, che lì era stato proprio fatto un'azione, una battaglia nei confronti del pubblico, che era quello di massacrare il pubblico settimanalmente con proposte musicali nuove che venivano da fuori, Anche estreme, estremo. molto estreme, perché sono passati dei nomi veramente allucinanti. Però così pian piano stavi cominciando a istruire il pubblico. Poi purtroppo quello è finito e quindi anche l'istruzione finisce, molto semplicemente. Te che non ti fai? Un giro più o meno. Io invece sono comunque uno che è infrenato sia nell'ambito della musica inedita, quindi della creatività, sia in quella del fare cover. Non voglio proprio tirare le coltellate a chi fa le cover, ma sicuramente arriva un momento in cui, come avete fatto voi, uno fa cover, poi uno dopo un po' si stanca. Quindi
e uno ha la necessità di dire qualcosa, no? Suono con varie cover band, sia di musica italiana che di funky, che di musica jazz, ma... E qui ecco, come mi è stato detto quando sono stato chiamato, ho carta bianca, quindi ho la possibilità di dire quello che ho da dire insieme a altre due persone con cui suono. E comunque sono dell'idea che sicuramente i bravi esecutori, i grandi pianisti o grandi orchestrali sono dei grandissimi musicisti, ma poi i veri geni sono quelli che hanno scritto le cose, cioè non è il genio, forse non è il bravo esecutore delle sonate di pianoforte di Beethoven, ma è Beethoven che le ha scritte, così. Quindi non condanno le cover band, ma sicuramente è giusto arrivare al punto di dire, di fare quel passo in più che ti fa dire, ti fa esprimere musicalmente, che poi la musica non è altro che appunto espressione di sé. Quello che non tollero, perché veramente non tollero, è che esistono delle cover band che vengano magari pagate 300-400 euro per andare a suonare sul locale. Quando noi poi, cioè non parlo noi come VOD, ma parlo musicisti che tentano di fare il loro lavoro, il materiale proprio, magari cioè, vai a suonare o a gratis, vai a rimborso spese e poi, cioè, ma per carità, ripeto, come ho detto prima, come tutti quanti abbiamo ribadito, non si sta parlando di musica per fare lavoro, è solo proprio una questione di etica a riguardo della cosa e educazione del pubblico all'ascolto. Posso raccontare questa breve storia che insegno alle scuole elementari, ai bambini di prima elementare, e insomma un approccio alla musica per gioco, per scherzo, e facciamo cantare canzoncine facili, tipo 44 gatti o simili, va bene? Insomma, abbastanza criticabile come cosa, ma alla domanda cantateci un brano, cioè tutti in coro, non gli andava di cantare 44 gatti, col trattore in tangenziale, tutti in coro, alzati in piedi, delirio totale, cioè la cultura e quello che ci viene trasmesso e la non curiosità che c'è, che porta poi a questo, secondo il me. Il fatto che il discorso dei cachet, comunque... del pagamento è relativo, perché ormai sostanzialmente quando vai sul locale sembra quasi una vendita di un prodotto. Quindi io musicista ti porto il prodotto di 50 persone che mi vengono lì o 100 che mi bevono, e quindi tu mi paghi in base a quello. Da questo motivo, che per me la base comunque non è corretta, ovviamente le cover band vengono pagate, però non è una logica giusta e corretta. Anche perché se tutti provassero con uno sforzo magari maggiore, e questo mi sento di dirla come critica, a buttarsi su qualcosa che fanno, dato che in zona dei musicisti ce ne sono molti, ci sarebbero molte più band proprie e anche questo discorso poi verrebbe cambiato. Se però alla prima, alla seconda t'abbatti perché vedi che i pezzi invengono, perché magari fai una cover di un pezzo della Madonna, fai il tuo e vedi che non c'è paragone, come ovvio che sia, se molli lì, poi però non ti puoi lamentare del discorso che si è fatto fino adesso. Cioè, alla fine, per fare un pezzo proprio non ci vuole 2 minuti, in 3 mesi, se una cover band lavora bene, fa tutto un album, credo, forse anche di più. Sì. In 3 mesi, se un gruppo lavora bene, se ti viene già un pezzo concluso, cioè, per noi è un miracolo. E però è un approccio completamente differente. La cosa positiva, secondo me, è che quando arrivi a creare qualcosa di tuo e lo senti che è tuo, lo senti proprio musicalmente che è tuo, che ci hai messo del tuo, la soddisfazione non c'è paragone come soddisfazione di chi lo suona. Se poi riesci a trasmettere quella soddisfazione con tensione, con energia, sul palco, la gente lo recepisce alla fine. Non sarà le prime volte, perché ovviamente sei già timido sul palco, proponi una cosa che ne tu e sai, tutti hanno in testa questo discorso, lo sanno bene, delle cover band, che è la cosa. Però se ti fai forza da solo, cioè qui la zona, la cosa non cambierà mai. Quindi sprono sempre tutti a cercare di fare roba propria, anche se è una cagata, magari quello è. Qualcosa poi nascerà, se uno si lascia subito andare e impara anche la cover più difficile,
se arrivi a 40 anni ancora le fai, poi c'è una critica, però insomma, non ti puoi permettere di fare il discorso adesso ci ho provato e non è riuscito, no. Guarda, fatti due giri così, bisognerebbe solo aprirla a un certo punto, in modo che io riesco a... Sì, più grossa. Funziona. Funziona diretto. Assolutamente, quando sono proiettati fuori, cioè, al di là della Val Tiberina, cioè, adesso stiamo parlando della zona, della nostra zona dove viviamo, dove passiamo il nostro tempo, eccetera. Però è chiaro che se io parlavo prima di non farne un lavoro, quello del musicista, però è ovvio che l'interesse sarebbe quello di poter suonare il più possibile al di fuori della Val Tiberina. Noi ci abbiamo fatto concerti, abbiamo suonato fuori, abbiamo fatto festival, siamo andati in vari luoghi, con le difficoltà, come diceva prima Matteo, ovviamente, cioè ci è capitato di suonare davanti a 5 persone, come davanti a un centinaio, quello che sia. Abbiamo suonato a festival importanti alle 6 del pomeriggio con 3 persone sul prato che prendevano il sole, però va bene, cioè suoni, fai il tuo, ti diverti ugualmente e ne fai bagaglio. Per me personalmente il sogno al momento immediato da tentare di realizzare sarebbe quello di mettere in piedi una piccola tournée, non tanto in Italia quanto in Europa, perché comunque in Europa, perlomeno il nostro genere, è un pochino più facile da far recepire al pubblico, ecco. Nel rapporto che c'è tra il suonare in Val Tiberina o fuori dalla Val Tiberina o fuori dell'Italia, sinceramente, perlomeno noi come Voldo ci abbiamo un po' di buio a riguardo, perché non è una strada facile da intraprendere, non è... Io ho seguito molto, subito dopo la pubblicazione del primo album, la promozione del nostro lavoro e mi sono scontrato effettivamente con questo mondo che è un macello. Benché per motivi lavorativi e anche associativi tramite la mia rivoluzione eravamo in contatto con un sacco di musicisti, gruppi locali, promotori, quello che è, e quindi in teoria davo per scontato che fosse stato più facile riuscire ad andare a fare date fuori, in realtà è stato un massacro, perché mail su mail, messaggi, telefonate, e in realtà riuscire a suonare sul locale fuori dai giri che conosci o da persone che conosci è veramente difficile. A quanto pare sembra che se non hai un appoggio, una spinta o un qualcuno, chiamiamolo referente, che ti possa indirizzare, è abbastanza complesso riuscire a mettere in piedi tournée o concerti, quello che siano. Però probabilmente mi sbaglio anche, non essendoci mai riuscito a farlo, è probabile che il metodo sia sbagliato, il nostro, il mio, quello che abbiamo tentato di usare finora per promuovere il nostro lavoro fuori. Ma io l'impatto che si è avuto quando, per fare un esempio, sono andato al Cario Maschi, che alla fine tra il vecchio locale e quello nuovo sono stato 4 volte, mi sembra, però 4 volte, che comunque quando facevo il discorso che il locale è abituato, è proprio il fatto che se va a suonare al Cario Maschi, siamo le spalle ovviamente a gruppi ben più importanti, però cioè, almeno 60, anche 100 persone te le puoi trovare davanti, che ovviamente vengono per il gruppo dopo, ma fanno bene anche al gruppo spalla, che saremmo noi. Sempre di musica fatta. Quello è il locale che è stato abituato, la gente poi ci va il sabato sera a fare anche la serata, però è stato abituato ad ascoltare gruppi nuovi che magari non manco mai sentito dire chi siano, non sanno chi è. E l'abitudine che c'è della gente, ho fatto l'esempio del Cario Maschi per dirne uno, qui non c'è. Ah, questa è la differenza secondo me tra il locale della zona e il locale fuori. E l'abitudine è, riallacciandosi al discorso che si faceva prima. Ovvio che quando parti farai sempre la spalla a qualcuno, ma quella è una mallana al cielo, cioè, perché se suoni di fronte prima di gente mostruosa, ti brecchi anche la gente che è venuta a vedere loro. E magari qualcuno di quelli dice, ah, figa anche questi. Nascono tutte così. Intanto Pietro, che cazzo di tempo è che non ce l'ha capito una sega io? La prima battuta è 5 ottavi, la seconda 7 ottavi. Vabbè, ma te basta che ti impari il tempo, poi perché... Però senti, scusa, vai. Lo provo a fare con l'intro come se l'ha fatto l'altra volta. Ovvero? Con quello...
Ah, sì. A parte... Non ricordo, eh? Partite da solo oppure tutti insieme? Se parte insieme. No, no, parti te. Poi entro in questo posto. Mi ricordo quando l'esperienza con Splatter Pink, con i Morcobot, insomma, che poi si è conosciuto gente che noi fino a 6 mesi prima si ascoltava un suo CD. E queste sono soddisfazioni, io faccio sempre il discorso per cercare di spronare la gente a fare qualcosa, perché poi le soddisfazioni te le cavi. Senza dover dire appena esco la prima volta ho 100 persone davanti. Non sarà così, a meno che la prima volta magari sì, perché ci sono gli amici. Le batoste poi te le prendi, ma le soddisfazioni secondo me sono superiori. E quindi se però non c'è il locale nella zona che fa così, sono più batoste che soddisfazioni. E da una parte non giustifico, ma alle volte lo capisco il discorso che uno dice è sfiancante. Sì, sono sempre uscito con progetti in realtà di cover oppure con orchestre, quindi diciamo che dal punto di vista della musica inedita non so bene quale, cioè come giudicare, perché non ho esperienza. So che a livello di cover o simili, ecco, trovare le date non è comunque così difficile, perché tra, insomma, andare a suonare le sagre è semplice. Il problema appunto sorge lì, quando uno vuole far sentire... Esatto. La cosa fondamentale per me è anche il parlare di musica, è il far nascere una discussione. Non mi scorderò mai, sempre al Circolino, quando si fece suonare un gruppo che erano i Taliban, mi sembra, uno dei gruppi più estremi che si è fatto, e da lì venne fuori tutto un discorso, ma tra 25 persone davanti al locale, sulla definizione di cosa è musica e cosa non è musica. Quello secondo me è un esempio palese ed è una cosa fatta bene. Al di fuori se il gruppo è piaciuto, ma hai fatto nascere una discussione di musica. Erano tutti musicisti della zona, magari la metà o più facevo un cover, però hai fatto nascere la discussione, hai fatto venire il dubbio a qualcuno magari. Se togli anche la discussione, la gente ovviamente non parla, se la gente non parla non esiste niente. Tutto qua. Cosa mi sono scordato? Ah sì, io quando fa le sfrasate all'inizio non ti becco mai proprio. Ma io credo che lì con voi, voi andate. Perché proprio, perché se è lui io incontro, ma io c'ho proprio sto... ma te fai quello, ti vengo io. Ma se non ci si becca, capito? Te però non ti basassi sulla mia, aspettate. Che fallo. Io lo faccio, perché io puntassi via lui, però seguendo da te un po' mi viene da magari... Ma io alla fine ero un po' free, quindi voi che state su... Sì, sì, no, più che altro perché se lo sono i free che è fighissimo. Se però dai il piatto mezza battuta dopo o prima, sembra che uno non si vede. No, ma infatti io cerco di farlo free, che poi le piccate a te, però non è basato. Personalmente il mio sogno è, ma è molto, cioè nel senso, frivolo, che si scriva qualcosa che, di cui sono estremamente entusiasta, nel senso qualcosa che mi fa dire se non mi conoscessi sarebbe una figata, perché sono molto critico nei nostri confronti. Un desiderio che ho è quello di vedere in generale, anche per la gente che mi sta intorno, insomma, la curiosità in generale, curiosità di ascoltare, di guardare, di andare fuori da quello che tutti i giorni tanto è sempre la solita routine. È fondamentale che le persone, la gente, il pubblico, i musicisti stessi vadano a sentire concerti, né più né meno. Quindi io mi auguro e spero che succeda questa cosa qui, che il pubblico vada nei locali a ascoltare i gruppi che suonano, i gruppi che fanno roba propria, che proprio per dare vita, dar voce a questa scena qui, né più né meno. Capisco che sia fighissimo andare a vedere concerti dei nomi importanti e spendere 80-90 euro per andare a vedere il super gruppone, però è fondamentale che la gente si tolga la pigrizia di dosso, esca la sera e vada alla terrazza, vada al pubone, vada al Canemaschi, vada in tutti i locali che vi pare, che conoscete in Italia, che ci sono in Italia, per andare a sentire i gruppi che suonano il loro repertorio, il loro materiale, questo, perché sennò veramente alla fine noi ci si sfianca e è un appello proprio il mio, non è tanto un sogno, ecco. Dite quello che volete dire.
Trasmettete quello che volete trasmettere, anche se sono cazzate. Basta che sono vostre. Io non ci do così. D'accordo.